al 34esimo del primo tempo, terza vittoria stagionale in campionato per il Grifone, che prende una grande boccata d'ossigeno. Successo strameritato, successo che va stretto al Grifone, eppure in zona Cesarini chi ha attaccante Campano ha avuto sul piede la palla del pareggio, primissimo per i 31.000 del Ferraris, e alla fine grandissimo sospiro di sollievo. Insomma, è un Genoa che quando deve pareggiare alla fine perde, quando deve stravincere alla fine vince. Insomma, manca un po' di concretezza a una squadra che però merita grandi elogi per quanto riguarda il carattere, l'abnegazione e la determinazione. Per quanto riguarda la prova, ottimo il primo tempo, uno dei migliori di tutto il campionato per la formazione di Alberto Gilardino, gran gol da parte di Gudmundsson con un perfetto tiro da fuori al 34esimo del primo tempo. Da segnalare nella prima frazione di gioco anche un palo colpito da Badel all'inizio, poi ancora un legno colpito da Retegui a metà del primo tempo, e non dimentichiamo anche le clamorose palle gol costruite prima da Dragusin e poi da Sabelli. Insomma, morale, se si andava al riposo sul 3-0 per i rossoblù non ci sarebbe stato nulla da dire. E invece nella ripresa una partita decisamente più equilibrata, usciva Retegui nell'intervallo, Retegui che si è visto non sta ancora bene, Retegui che andrà valutato soprattutto per un colpo ricevuto al ginocchio. Entrava Ekuban e francamente con tutto l'impegno Caleb non era assolutamente la stessa cosa. Come detto, secondo tempo più equilibrato, il Genoa si difendeva con ordine, però non riusciva a ripartire in maniera efficace. Da dire che Martinez non ha corso questi grandi pericoli, un Genoa molto accorto, arrivava nei minuti finali con un minimo di affanno, un Genoa assolutamente incapace di congelare il risultato, di nascondere il pallone, un Genoa che insomma fino all'ultimo secondo ha danzato sul filo del rasoio, fino alla clamorosa occasione per Dia che da pochi passi spediva a lato in maniera decisamente clamorosa. Nel complesso il successo del Genoa non fa una grinza, è un successo assolutamente legittimo e meritato, ancora una volta da elogiare in blocco la squadra per la tenuta soprattutto mentale, una discreta prestazione, niente di clamoroso, comunque una prestazione che dà morale e fiducia, direi che senz'altro una vittoria basilare per costruire il campionato. Finalmente il Genoa concretizza un po', certo si sarebbe potuto soffrire un po' di meno, ma insomma va benissimo così. Monumentale la prova di Radu Dragusin, che ha iniziato in maniera un po' incerta, poi via via è uscito alla distanza diventando il vero padrone della difesa, complice anche l'uscita per infortunio da parte di Mattia Bani, ricordiamo ammonito Bani e dunque costretto a saltare la prossima trasferta di Cagliari per squalifica. Bani autore di un'ottima prova, senz'altro ancora in rodaggio Badel che non ha convinto fino in fondo, come non ha convinto fino in fondo Malinowski, ancora alla ricerca del top della condizione. Che dire di Matteo Retegui, una palla gol e un palo, tantissima generosità, questo ragazzo avrebbe bisogno senz'altro di maggior fortuna a livello fisico, perché insomma fino a questo momento è assolutamente in credito con la dea bendata. E poi Re Albert, incontrastato imperatore della
serata, un Albert che ha senz'altro tenuto moltissimo il pallone, ha alleggerito la pressione per quanto riguarda la difesa, è riuscito a rendersi pericoloso oltre che con il gol anche con diverse rasoiate pericolose. Certo è che magari con un dribbling in meno e un tiro in più e magari un passaggio in più, Albert potrebbe essere veramente l'uomo della svolta del campionato del Grifone. Da segnalare poi l'ingresso del generosissimo Ekuban, è entrato anche De Winter a dar manforte alla difesa dopo l'uscita di Bani, e da segnalare il positivo rientro di Strootman, mezz'ora di quantità al posto di Badel, e discreto anche l'inserimento di Kutlu al posto di Malinowski. Da segnalare poi la solita prova concreta di Frendrup, forse probabilmente non la sua miglior prestazione, ma insomma sappiamo che quando c'è Badel Frendrup ha un po' meno spazio. Positivo il rientro sulla corsia di sinistra di Martin, un giocatore senz'altro su cui si può contare. La Salernitana, che dire, una partenza veramente difficoltosa, un primo tempo di gran sofferenza per la formazione di Pippo Inzaghi, che però nella ripresa è riuscita a compattarsi, è riuscita a rendersi pericolosa almeno nei 16 metri, pochissime a dire il vero le conclusioni verso la porta di Martinez, che ha fatto ottima guardia. Una Salernitana a cui è mancato soltanto il tiro in porta, eppure la formazione di Inzaghi ha avuto sul piede di Dia l'occasione per portare a casa un pareggio che, a nostro modo di vedere, non sarebbe stato meritato. Nell'intervallo grandi applausi e cori di incoraggiamento per Marco Rossi, che nelle ultime ore ha perso il padre. Sentite condoglianze al grande capitano e alla sua famiglia anche da parte nostra. Per il resto, da segnalare la solita fantastica cornice di pubblico per quanto riguarda il Ferraris, oltre 31.000 spettatori hanno sospinto il Grifone in questa giornata che diventa una pietra miliare del campionato rossoblù. Da questa sera la classifica è senz'altro più bella, il Genoa conquista la prima vittoria di 5 finali di Champions, domenica 5 novembre si viaggia verso Cagliari senz'altro con l'animo più sereno e con maggior consapevolezza dei propri mezzi. Si ritornerà a giocare nel Tempio venerdì 10 novembre per un nuovo big match salvezza, stavolta contro il Verona. È tutto dallo stadio Ferraris, naturalmente noi poi torneremo collegati nel corso della serata per quanto riguarda l'ultimo resoconto, dopo avervi relazionato riguardo alle conferenze stampa dei due allenatori Gilardino e Inzaghi. Asterisco finale e di merito per Alberto Gilardino, che ancora una volta ha preparato egregiamente la partita, ha effettuato cambi azzeccati con timing perfetto. Insomma, bravo Alberto, sempre più allenatore di Serie A. Grande Grifone, buona serata a tutti e noi ci sentiamo tra poco. Arrivederci.